Roberto Cesati, 1957. Ecco, mi ricordavo. La carriera da calciatore, intanto di dov'è? Sono nato a Milano, ma sono... Quartiere? Sassolese. Corso Buenos Aires abitavano i miei, mi dicono, non mi ricordo. Primo tesseramento, quanti anni aveva? A San Francesco, Sassuolo. Ah, direttamente qua, pensavo là. No. Quindi è solo nato là? Là sono nato, mio papà era di origine milanese, mia mamma invece era di Sassuolo, di San Michele per l'esattezza. Quindi quanti anni aveva? A 2 anni si sono trasferiti. Il tesseramento, che squadra era? Ah, Pulcini. Era da San Francesco nei Pulcini. Poi? Poi ho fatto la carriera, ho giocato lì fino all'età di 14 anni, quando poi... Essendo stato molto precoce, mi volevano in parecchie squadre, ma io ero tifoso dell'Inter e sono voluto andare a giocare a Milano. Dai 14 anni, sì, no? Sì, dai 14 anni fino ai 19 sostanzialmente. Uh-huh. Ho fatto la trafila lì nelle giovanili, primo anno di allievi, poi passai subito in primavera giocando con quelli più vecchi di me di 4 anni. E poi arrivai all'esordio. Quindi era il 76 quando esordì? Nel 70... A 19 anni? 75. Io compivo 18 anni dopo 3 giorni. Chi era il mister? Era Suarez. Luisito. Avanti pure. Sostituì Bonissegna che era squalificato, l'esordio 1-0 col Varese, feci gol. Quindi... Era alla sinistra? Ero centravanti. Centravanti pure? Una punta. Avanti pure, dopo fatto quell'anno lì, poi piccolo trasferimento momentaneo a Varese. C'era il mio amico Bonafè, ad esempio? No, no, era troppo presto. Bonafè non c'era. O troppo tardi. Avanti. Rimasi lì solo qualche mese, poi presero libera in cambio di me, Guida, Martino e Muraro. E a novembre invece libera non era molto a posto fisicamente, ripresero indietro me. Uh-huh. A novembre, allora c'era il mercato a novembre. Uh-huh. E passai un periodo da tra virgolette titolare nell'Inter. Ed era il? Era l'anno dopo. Che anno è? 75 mi sembra. Sempre con Luisito, no? No, dopo lì c'era Chiappella. Il mitico è in vita, no? Mi no, era purtroppo... Allora, vedo io, Inter, quindi Varese, Inter, 2 gol, Pescara. Fine di quell'anno lì, mi volle a tutti i costi Pescara, andai in B, dove parto all'inizio un po' stentato, poi mi rimise dentro, feci subito chi gol. Era? L'allenatore era Cadè. Giancarlo Cadè. Prima volta che Pescara venne in Serie A. Ah, era in A quella? No, Foste promosso. Venimmo su in A. Però non era titolare, vedo 11 partite. 11 partite perché mi feci male, feci le prime, poi feci proprio il finale. Mi feci male. Mi ingessarono una caviglia per tanto tempo, ebbi un recupero molto lento, poi giocai proprio qua a Modena, mi rimise dentro proprio qua a Modena che perdemmo. Poi Piacenza in B. Piacenza invece, ecco, l'anno dopo andai a militare e mi diedero a Piacenza. In C o in B? In C. 10 gol? 10 gol in... Conti, Tarota, no? Provo. In pochissime partite, poi anche lì ebbi un incidente, persi 2 o 3 mesi di campionato. Mister? Era? Il mister era Galbiati. Italo. Avanti pure. Prima volta al sud, a Taranto? Poi mi diedero a quel punto, mi tornarono a dare in B a Taranto, fu un'annata disastrosa per me. Uh-huh. E feci praticamente poco o niente, ma andai tra virgolette a sostituire il povero Jacobone. Erasmo Jacobone. Sì. Oh, poi qua arrivo io, 4 gol nella Pistoiese che venne promossa in A, l'unica Serie A della storia. Sì. Quindi c'era Riccomini, c'era in panchina. Riccomini, c'era Fabrizio Salvatori. Ah, ecco. C'era Frustalupi, Rognoni, Lippi, Berni. Maglia Arancione. E anche lì vinse il campionato e si venne in Serie A. Ecco, io inizio a ricordarla essendo di Reggio, a Parma. Là. Dopo... 2 anni? Ecco, dopo in effetti Pistoia, tutti i più giovani ci diedero via.
Presidente, era mi aiuti di quel miracolo arancione? Era Melani. Melani. Marcello Melani. Marcello Melani. Vivente? Dubito. Non credo. Avanti pure. A Parma chi ebbe? Gedeone Carmignani, no? No, no, no. A Parma venne... quando arrivai io che erano appena retrocessi, mm-hmm. Infatti feci gol l'ultima partita proprio con uno dei gol della Pistoiese, lo feci sull'1-1 a Parma, e c'era Tom Rosati, avevamo una squadra sulla carta molto forte, in campo noi invece no. E... chi era la stella della squadra a parte lei? C'era ancora... teoricamente ce n'erano tante di stelle, perché c'erano i più bravi che erano rimasti dalla Serie B, poi presero D'Agostino, c'era Pini. D'Agostino quale? Mica Sergio. Sergio. Sergio quello poi a Reggiane. Ok. E poi c'era Borelli che era una mezzala che aveva giocato in A l'anno prima, c'era Piacenti, c'erano... Anno dopo? Sempre in B quindi? No, dopo in C. In C. Continuai. Sì, pardon, sì, in C. Poi l'anno con mister, dopo con mister Danova. Giancarlo Danova. Giancarlo Danova. Uh-huh. E lì ebbi a metà stagione proprio contro il Modena, tra parentesi, proprio a Parma, un incidente molto molto brutto che mi ha tenuto fermo praticamente fino al novembre successivo. Poi la ripartenza da Barletta, C1B immagino. C1. C1 unica? C1 punto. Girone B? Ah sì. Sì, in quel senso. Girone C, meridionale. Girone per C, C, sicuramente. Chi aveva Barletta, mister? Roberto? Corelli. Chi? Corelli. Ah, Corelli, che poi andò a pescare. E avanti con dopo... Giulianova, Biennio. Ecco, dopo andai in C2 e feci... Bene, mi trovai bene, iniziai una carriera nuova, tra virgolette, in C2, con mister Tribuiani. Mai sentito. No, aveva allenato la San Benedettese anche in B, uh-huh. Tecnico tra l'altro molto bravo. Vivente? Mi auguro proprio di uh-huh. Sì, penso di sì. Poi? L'anno dopo? Sempre Giulianova? Poi dopo feci ancora Giulianova, che cambiamo allenatore perché purtroppo... E avevo come compagno Ivo Iaconi, l'ex allenatore Osvaldo? Di Fermana, no, oh. Ivo. Ivo Iaconi, ok. Fermana, Brescia, e poi... La Centese? Dalla poi, ecco. Ma c'era Ventura la Centese, no? Anche. Ah. Il primo anno c'era Specchia, che dalla C2 andava in C1. Mi aiuti Francesco Specchia, no? Francesco Specchia. Che promosso in C1? Promosso in C1, ero stato capocannoniere del girone. Come si chiama lo stadio, mi aiuti? Lo stadio era il Bulgarelli, può essere? Può essere, non so mai stato. Avanti pure? E niente, feci quindi Specchia, poi Ventura? Specchia, poi... C'era Giancarlo D'Asto di fra i compagni? C'era Giancarlo, c'era... Beh, c'erano giocatori importanti dopo. Gli anni dopo vennero Pizzi, Fausto Pizzi, mm-hmm. Francesco Palmieri. Oggi responsabile del settore giovanile del Sassuolo. E venne Ventura, però feci praticamente tre anni. Adesso non mi ricordo neanche bene. Comunque l'ha avuto Ventura, via. Sì. Sì, sì. Ventura fu praticamente il primo anno che lui allenò. Fuori dalla Liguria, che prese un'aspettativa credo di un anno, perché era... Ah, faceva un altro mestiere? Non credo che facesse professore di ginnastica, se non ricordo male. Poi Castellarano in D? Beh, vabbè, no, Castellarano dopo ho smesso di giocare. Ai massimi livelli? Cioè, da professionista, dopo... Ah, quindi non era in D, era in eccellenza Castellarano all'epoca, o in promozione? Castellarano era, secondo me... in promozione, poi Virtus Castelfranco, poi dopo ho fatto delle squadre qui a Pavullese, che non è la Virtus Fiorano. Ma un'altra, Pavullese Olimpia, vedi? Fiorano, poi un anno da allenatore a Sassuolo in C2, no? In D? No, in D. In D. E poi? Basta, poi fine. Ma cosa ha fatto dal 97 a oggi, Roberto? Niente, vissuto di rendita. No, niente calcio. No, niente calcio? No, niente calcio. Non lo diciamo, l'extra calcio non lo diciamo. No, ho lavorato, a 30 anni io ho cominciato, anche negli ultimi anni ho cominciato a lavorare in azienda da Caracol. Ah, pardon, quindi questo marchio.
Questo marchio. Questo marchio. Ho lavorato qui e poi... Con che ruolo? Nel commerciale, diciamo così. Avrei giocato. Adesso è uscito, no? Fa tutte e due? No, adesso siamo solo usciti, sì, anche perché non si può più... Non è un impegno questo che possa essere preso alla leggera. Chiudo, mi dice, beh, mi piacerebbe il top 11, ma anzi facciamo così, il più grande allenatore, il più grande presidente, il più grande DG che ha avuto, poi se vuole il top 11, aspetti che faccio. No, il più grande. Ho capito perché fondi tutti i telefoni. No, terzo grado, non dico il top 11, un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante in senso assoluto, Roberto. Ma io sono stato, sai, quando cresci all'Inter e vedi quei giocatori, è chiaro che da lì in avanti... fai fatica, quindi glielo dico io, Bordon per forza. Ero Bordon, c'era Vieri, sono stato con un grande Lido Vieri, no? Sì. Uh-huh. C'era Moscatelli, Maurizio Moscatelli, in B facevamo un campionato eccezionale alla Pistoiese. Tanti portieri con me avevano fatto molto bene, avevo avuto Petrovic che era un buonissimo portiere, Zeliko Petrovic. Quattro difensori? Quattro difensori, avevo Facchetti, però. Cioè, fai Bini, dopo. Graziano Bini. Bergomi non ha fatto in tempo, no. E Facchetti, Bini, Canuti, anche se insomma no, giocava con me nei ragazzi. Ha fatto in tempo con Pancheri, anche se non era un campione, perfetto. Oriali, troppo facile. Marini, troppo facile. Beccalossi, no, non ha fatto in tempo. No, Beccalossi e Altobelli praticamente vennero quando io... Un altro centrocampista? Forte? Sì, Oriali, Marini. Anche di un'altra squadra, beh, mettiamo Frustalupi fra i suoi grandi. Io ho giocato veramente con grandi giocatori. I tre davanti chi mettiamo? Chi era il bomber della Pistoiese? Sì. Lei? No, io avevo fatto bene perché poi mi hanno tolto un gol perché in effetti ne avevo fatti 5, subentrando quasi sempre perché poi ero quello che gli cambiava le partite. Chi mettiamo i tre davanti della sua carriera? Beh, vabbè, i tre più grandi. Giochi con Boninsegna, fai fatica a metterne degli altri dopo. Boninsegna? Come attaccanti, Anastasia ha fatto in tempo? No? Oppure anche di giocatori avuti. Ma c'era insomma. Anche Carlo che ha fatto una carriera eccezionale, Muraro. Carletto Muraro. Me ne mancherebbe uno, però so. Di... Trequartista. Chi era il trequartista da Pistoiese? Metto un altro Rognoni, bravissimo. Nei difensori possiamo mettere Salvatori. Fabrizio. Quello forte. Il più grande presidente metterei quello da Pistoiese, no? Marcello Melano, No. Quello che vuole lei. Un DG e un presidente e poi la lascio. Un DG o un DS o un... Bella domanda. Un presidente lo potrei dire io, che è amatissimo di là, Ernesto Ceresini. Beh, bravo, potrebbe, questa è una persona squisita, eccezionale. Come dire, non c'è più, dico Ariedo Braida. No, Ariedo Braida, scusi, Paolo Borea. L'ha fatto? Non l'ho avuto. Non l'ha avuto. Ho avuto, no, uno che ricordo con grande piacere, una bravissima persona, è Tonino Canevari. Che era direttore sportivo a Parma e a Piacenza. Vivente? È un procuratore, non mi ricordo più perché. No. Grazie.